Ed ora un collegamento particolare, perché ci ha chiesto la linea da Modena, dove sta seguendo il Giro d'Italia di ciclismo, il nostro Enrico Giancarli, perché lungo il percorso ha trovato proprio nella città emiliana un personaggio che ci dirà molto sul momento del Pescara. Dunque cedo la linea al nostro Enrico Giancarli in diretta da Modena con un grande nostro amico del calcio pescarese. A te Enrico, svelaci la sorpresa. Sì, eccoci direttore, buon pomeriggio. Noi siamo a Modena e siamo andati a trovare Marco Sansovini. Marco, grazie per aver accettato il nostro invito. È sempre un piacere rivedere Marco Sansovini. Chi meglio di Marco Sansovini ci può anticipare Verona-Pescara? Si gioca domani. Marco. Buongiorno a tutti, grazie a voi per l'invito intanto. Per me è una partita che rievoca dolci ricordi, ovviamente, perché è stato l'anno della rinascita del Pescara, è una partita, un playoff dove penso tutti quanti ancora ci ricordiamo come fortunatamente è andata a finire, quindi bellissimi momenti. Bellissimi momenti che ora Pescara vuole rivivere. È la semifinale, Pescara ha il vantaggio del doppio risultato sulle due partite. Che partita ti aspetti, Marco? Ma io penso, poi conoscendo anche l'allenatore del Verona, Aglietti, che ho avuto a Novara, sicuramente partiranno forte, avranno una grandissima carica agonistica, quindi penso che i primi minuti della partita di domani saranno importantissimi, non prendere gol e se si riesce a farlo nel primo tempo, a passare in vantaggio il primo tempo, credo che sia una cosa che porterà notevoli vantaggi per la serie. In quella giornata del Bentegodi, di quella serie che hai ricordato, tu hai segnato e sei andato sotto la curva dei tifosi. Che effetto ti ha fatto adesso ricordarlo così dopo tanti anni? Ma è sempre bello, meraviglioso, lo riguardo ogni tanto nei video, anche perché fu una stagione per me un po' travagliata sotto il profilo della fase realizzativa. Ne feci pochi quell'anno, però uno di quelli fu proprio quello di Verona che fu un gol bello e importantissimo. Un giocatore chiave in casa Verona, un giocatore chiave in casa Pescara secondo te? Ma Verona direi Pazzini, perché è il giocatore più rappresentativo, con più esperienza, probabilmente carisma e qualità. Per quanto riguarda il Pescara, Memusciai sicuramente. Marco, prossimo anno ti riaffaccerai a Pescara o è un capitolo definitivamente chiuso, magari con altri ruoli in futuro? Ma nel futuro mai dire mai, sicuramente Pescara è casa mia, io abito a Pescara e non si sa mai un giorno se io lo farei volentieri, tornare in qualsiasi veste e dare una mano per quanto possibile sarebbe una bella cosa per me. Chiudiamo con il sorriso, adesso magari un sorriso lo farà anche il direttore da studio Carmine Perantuono. Il sorriso è questo, hai detto che sei di Pescara, sei di casa a Pescara, domenica si voterà a Pescara. Nei nostri sondaggi tanti voti per Marco Sansovini sindaco, come la mettiamo? Avranno votato quelli del palazzo mio forse, visto simpatico. No, vabbè, una cosa goliardica che la prendo come un gesto d'affetto. Che Pescara tiene il cuore. È la cosa reciproca. Marco Sansovini, grazie mille, in bocca al lupo naturalmente per i tuoi playoff con il Modena. E proprio qui da Modena è tutto, direttore, la linea può tornare definitivamente allo studio. Grazie, grazie Enrico, grazie al sindaco Sansovini, tutti lo apprezziamo con questo appellativo e del resto è proprio un pescarese al 100% che ha voluto dare l'in bocca al lupo ai biancazzurri per la gara di domani.